Buongiorno. Taverna, secondo me lei si è già arrabbiata da sola ieri pomeriggio davanti alla direzione del Partito Democratico. Le è piaciuta? Che idea si è fatta? Ma demoralizzata, non arrabbiata. Sa, il nulla cosmico per 5 ore. Persone che si parlano addosso, hanno parlato di loro, dei loro problemi, della loro situazione. Sentire il Premier che definisce uno dei più grandi furti fatti ad opera dei risparmiatori, il problemino di 3-4 banchette toscane fa veramente venire la pelle d'oca. Cioè, io dico, ma questi pensano un anno di tenerci così? Cioè, ma, se, io sto guardando adesso la rassegna stampa, tutte le Sì. mattine ovviamente guardiamo la rassegna stampa, cioè è una quantità di notizie su politici, sulla politica, e non si parla di niente che riguarda i cittadini. Cioè, noi andiamo avanti un altro anno così, ultimi come crescita del prodotto interno lordo. Io veramente, cioè, la responsabilità la senti addosso, altrimenti non faresti un'attività come quella che facciamo noi. Ma veramente pensiamo di tenere gli italiani un altro anno a parlarci addosso di chi sarà il nuovo segretario del Partito Democratico, se Renzi ce la fa? Andiamo al congresso fra 2 mesi e poi elezioni sì, elezioni no. Cioè, ci ha detto ieri una sola cosa che interessava il paese. Una sola. O qualcosa che potesse dire, guardate, si riparte, c'è questo progetto, il Partito Democratico si presenta con queste proposte per i cittadini. No, ci sono parlati addosso, allora mi presento io, no, ti presenti tu, Matteo hai sbagliato, e no, però tu potevi dire, ma questi stanno fuori. Ma cioè, qui siamo completamente fuori, signori. Veramente fermiamoci e capiamo perché noi diciamo che dobbiamo andare a votare subito. Perché questo è un impasto. Io ho visto i lavori d'aula, Sì. il nulla cosmico, ma ho fatto la scorsa settimana un video. Abbiamo lavorato mezz'ora martedì, mezza giornata mercoledì, giovedì tutti a casa. Ma cioè, la gente non c'è una lira, la gente non si cura. La gente sta in mezzo ancora senza le casette tra i terremotati. Io boh, non veramente. Noi andiamo avanti con il nostro programma, stiamo cercando di dare una visione di quello che vorremmo fare, ma un altro anno così è veramente consegnare l'Italia al fallimento. Pazzesco, pazzesco. Poi non so se è un'impressione mia, perché io sono di parte, ma io leggevo la rassegna stampa, è Sì, follia, follia. ma Tutti che si parlano contro, neanche il baretto sotto casa mia, veramente, quando parlano di calcio, è più interessante. Diceva bene un articolo, è più interessante Conte che se n'è andato dopo 2 giorni dal ritiro. Almeno c'è qualcosa di nuovo. No, vabbè, questa è la mia è più opinione sul congresso di interessante Laziali contro romanisti al bar piuttosto che Cooperlo contro Renzi, che in effetti poi il clima è quello, il clima sembra quello. sì, litigate tra donnicciole. Ma anzi, cioè, mi sembra di ferire quelle che sono donne che hanno dei problemi, casomai a dire in quale supermercato vado, perché lì c'è un'offerta piuttosto che un'altra, almeno ha un senso nella gestione dell'economia familiare. Questi veramente ieri del paese se ne sono fregati, stanno facendo una guerra interna che porterà comunque un Partito Democratico, non so in che condizioni, a presentarsi agli italiani. Senza aver detto nulla, cioè ha detto che abbassa le tasse, anzi le ha già abbassate, ha fatto tante cose, cioè, siamo tutti consapevoli che non è stato fatto nulla, tranne disastri tra i provvedimenti presi per il lavoro. Cioè, io la vivo le persone, io ricevo quotidianamente gente che mi scrive che sta male, che non riesce ad andare avanti, che non ha prospettive. Non ci sono prospettive in questo paese. Noi lo teniamo un altro anno in ostaggio di un Partito Democratico che sta veramente facendo il braccio di ferro l'uno contro l'altro. Cioè, per favore proprio, anche nei confronti dei colleghi, si fermassero un attimo, si mettessero una mano sulla coscienza e liberassero il paese da questo ricatto. Bisogna andare a votare, si parla più di legge elettorale. Dove stavamo aspettando tutti la consulta, l'ha depositata o il responso alla consulta? Se ne sta parlando? Si sta decidendo che cosa fare? Si va al voto?
ci permettono di liberare questo paese, che vogliono fare? Ieri Bersani ha detto si dica chiaramente, Bersani ha detto si dica chiaramente che si arriva al 2018, alla fine della legislatura, sembrava proprio premura. Per fare che cosa? Perché devono decidere tra di loro chi si prenderà qualche poltroncina in più. Ma che cosa facciamo fino al 2018? Che facciamo? Lavoriamo mezza giornata a settimana. Non c'è un provvedimento che sia degno di dire al Paese guardate che stiamo facendo questo. Che cavolo facciamo fino al 2018? Stiamo guardando loro che decidono chi andrà a prendersi la poltrona come segretario, chi deciderà chi saranno i capolista. Ma siamo fuori. Andiamo a votare perché abbiamo bisogno di ridare una spinta al paese, la gente ha bisogno di credere che domani si sveglia e c'è un'alternativa a questo nulla cosmico. Cioè non si può stare così in questo brodo per un altro anno. Che ci stiamo a fare? La sensazione a livello politico qual è, Taverna, però? Che l'ipotesi elezioni a giugno sia ormai definitivamente tramontata, forse a settembre, assolutamente. Ma... Assolutamente, cioè questi stanno giusto guardando quando arriva, che cos'è il 16 settembre, sì. non la so di preciso la data, sì, il 16 settembre, sto vedendo ora, stanno aspettando solo quello, poi si mettono in tasca la pensioncina e tanti saluti al cuore, cioè vai, andiamo avanti così, ma ragazzi ma veramente non si fa niente, cioè questi stanno preoccupando di dare 97 milioni a garanzia della Radestaff, che io voglio ben spiegare, sì. Nessuno è contro il golf. In un paese normale dove non ci sono 10 milioni di poveri, 4 milioni in povertà assoluta, gente che non si cura, persone che lavorano, ben volentieri che si faccia una manifestazione, ma tu non puoi impegnare 97 milioni a garanzia di una delle competizioni più ricche, ma perché se fanno una fideiussione bancaria? Ma a me mi ha mai garantito lo Stato un cavolo? Ma io quando ho dovuto prendere un mutuo, sono dovuto andare in banca, ho dovuto chiedere per favore e a incrociare le dita che me lo davano. Però lo Stato, se guadagnano, guadagnano loro, se perdono, paghiamo noi. Ma come cavolo funziona? Ma veramente siamo messi così? Sì, ma arrabbio, non ce la posso fare. La questione Ryder Golf, infatti, Ryder Cup, in effetti, era bizzarra. Taverna, ma questi rapporti con la stampa sono così tesi come leggiamo? Che succede? La stampa dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire se tutte le pulci che sta facendo ad esempio a noi sono state fatte nel passato per altre cose. Io sono perfettamente cosciente che c'è uno scandalo impressionante che coinvolge Lotti, che coinvolge una delle più grandi truffe che esistono e sulla stampa non c'è scritto nulla. Io della Raggi non ne posso più. Cioè, da esponente del Movimento 5 attenzione, Taverna, attenzione. Ma no, sì, vabbè, di leggerla. Quello che voglio. Sì. Ma di leggerla. Ma basta. Cioè, veramente a questa donna gli hanno contato anche se gli sono venuti 3 capelli bianchi in più da quando è stata eletta. Basta, abbiamo capito, ci sono stati degli errori, lo ammesso. Stiamo cercando di andare avanti. Ci hanno lasciato una città che fa schifo, se la sono spolpata, non c'è una cosa che è stata fatta a norma di legge. Ogni giorno, basta, ma anche a chi era antipatica l'hanno fatta diventare simpatica, perché poi gli italiani sono così. Si capisce, è palese che è un accanimento senza confronti. Io non ho mai visto una cosa del genere. Davvero, cioè apri il giornale oggi pure, l'ho aperto 15 pagine, Bertini, la Raggi, l'ha scritto, il messaggio, la chat, che palle, veramente, cioè, non c'è. Taverna, in questo senso io ho notato tra i nostri ascoltatori che il titolo di Libero di venerdì è stato quasi metaforicamente parlando un favore in questo senso, perché... Ha creato veramente altri simpatizzanti per la Raggi il titolo di Feltri di venerdì. Ma si rende conto che titolo che ha fatto quello? Ma non era il titolo. Il titolo poteva essere... Sì, poi l'accostamento. Era proprio l'articolo. L'articolo era vergognoso, vomitevole. Ma poi è una cosa che... Da prima pagina di un giornale che si vuol chiamare tale? Si può fare una prima pagina del genere? Ripeto, quando si smette di gossipare qualunque situazione e ci si concentra su quelli che sono i problemi del paese, ma la gente secondo lei si mette lì la mattina e si legge il titolo? Io mi comprerei Novella 2000 se mi dovessi leggere quell'articolo.
se proprio dovessi essere interessata a quel tipo di notizia. Cioè non mi compro Libero, io sul Libero mi aspetto di trovare qualcosa che riguardi le tasse, che riguardi l'Unione Europea, come ci stiamo muovendo. Siamo gli ultimi, siamo il fanalino di coda, ci stanno beffeggiando tutti, non abbiamo un progetto, non abbiamo un premier che ci rappresenti, non abbiamo nulla, nulla, di lavoro non se ne parla più. Ieri ha detto ha dato 4 milioni alla sanità, 4 miliardi alla sanità, io ho fatto un salto dalla sedia quando l'ho sentito, li ha tolti i miliardi dalla sanità, ma le persone che si vanno a curare lo sanno. Quelle che sono le liste d'attesa lo sanno tutto, ma che cosa possono fare? Questa è la stessa sensazione che ha portato noi del Movimento 5 Stelle ad entrare in politica. Del paese se ne fregano. E allora un giorno ci siamo detti, ok, rimbocchiamoci le maniche e vediamo che cosa si può fare. E così stanno facendo gli italiani, perché non crolliamo nel gradimento, come dicono loro, perché ci aspettano che da un momento all'altro, capito, andiamo al 12%. Perché faremo anche delle stupidaggini, ma tanto Dio le facciamo cercando di dare un senso al fare politica. Poi chi fa sbaglia, questi certo, l'unica cosa che fanno sono sbagliate, di più non possono sbagliare, per il resto non fanno nulla. Qual è l'alternativa che ha un cittadino? Cosa deve fare? Taverna, in questo senso, prima di salutare, leggo il Fatto Quotidiano che in prima pagina parla del caso Cara Di Mineo, non so se hai avuto modo di leggerlo, ma questo Castiglione, sottosegretario imputato, appalti e voti sulla pelle dei migranti, insomma, c'è chi si chiede come mai il nuovo centrodestra in Italia circa il 4%, in Sicilia va al 9%. A parte che il nuovo centrodestra non esisteva, il nuovo centrodestra è il parto di una legislatura che ha visto candidarsi alcuni partiti e poi appena sono entrati nelle istituzioni ne sono sorti altri. Dopodiché il Cara Di Mineo è lo specchio del perché noi tante volte abbiamo chiesto ad esempio le dimissioni del ministro Alfano, che da ministro degli interni è stato promosso a ministro degli esteri, perché il Cara Di Mineo è lo specchio del perché non si vuole risolvere il problema dell'immigrazione, perché ci guadagnano, perché ci speculano, perché fa comodo a tutti avere questa situazione di siamo sempre in emergenza. In Italia esistono solo le emergenze: l'emergenza caldo, l'emergenza freddo, l'emergenza terremoto, l'emergenza neve, l'emergenza immigrati. Non è che c'è il problema che va risolto, il problema non viene risolto, si crea l'emergenza, sull'emergenza si specula, perché poi a quel punto che cosa fai? E poi ci troviamo con i sottosegretari indagati, però ripeto, il problema non sono queste cose, il problema è la Raggi. Ormai tutto il mondo politico come unico problema ha Virginia Raggi, e questa cosa fa veramente vomitare. Senatrice, nel salutarla le giro questo messaggio di Francesca, che le chiede qual è la sua canzone preferita e l'ultimo Sanremo. Se non l'ha visto, non vuole rispondere, la saluto. Però non l'ho proprio visto. Ok, e allora Francesca, tieniti la curiosità. Francesca. Ok. Senatrice, buon lavoro e grazie a Paola Taverna. Grande. Arrivederci. Grazie a Paola Taverna, senatrice, il Movimento 5 Stelle.